Dio chiede all'uomo e alla donna di fare delle scelte. E la prima risposta nel dialogo della creazione fu un no. Inutilmente Dio ha cercato l'uomo per insegnargli a dire sì. L'uomo ha imparato immediatamente a nascondersi. «Dove sei?» disse il Signore ad Adamo. «Dove sei? Ho udito il tuo passo, ho avuto paura e mi sono nascosto». E questo è il peccato, nascondersi, per non dire sì a Dio. «Vieni e seguimi». 184. Celebriamo ed offriamo questa Santa Eucaristia per il riposo eterno di Tina e Franco, Baelisa Mannino e famiglia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la pace e l'amore di Dio Padre, la comunione con lo Spirito, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese. Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo. La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna, «Che hai fatto?» rispose la donna, «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, «O Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia». Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli,
animati da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: «Ho creduto, perciò ho parlato». Anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto, infatti, è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si fa disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna, nei cieli. Parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo e dicevano: infatti, è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non potrà restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrò saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna.
poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori che ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre ed i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me fratello, sorella o madre. Parola del Signore. Riprendiamo con questa domenica il tempo ordinario, un tempo che ci accompagnerà fino alla fine di questo anno liturgico, un tempo dove avremo ancora l'opportunità di meditare la parola del Signore tratta dal Vangelo di Marco, e un tempo che, a partire proprio dall'ordinarietà, ci invita a scoprire lo straordinario che ne deriva dalla parola del Signore. In fondo è quello che anche umanamente uno dovrebbe imparare a vivere, non entrare nell'ordinarietà delle cose, del fare, che tante volte ci porta anche alla monotonia di determinate azioni, ma piuttosto scoprire all'interno di quello che uno compie, fa, vive ogni giorno, un qualcosa di nuovo, perché uno possa dire effettivamente vale la pena poter tornarlo a vivere, vale la pena poterlo fare. E questo credo che serve nella vita di ogni giorno, nella vita quotidiana, ma serve soprattutto anche alla luce della parola del Signore, questa parola che noi ripetiamo e ascoltiamo in tante occasioni, e che forse uno dice: ma in fondo che cosa ha ancora da dire la parola del Signore? È una parola che ha i suoi anni, più di 2000 anni, è una parola che magari veniamo ascoltando di volta in volta, e ci sono passi del Vangelo che magari anche ci possiamo ricordare. Però all'interno della parola del Signore, se ci lasciamo guidare, illuminare dallo Spirito Santo, riusciamo anche ad incontrare sempre un qualcosa di nuovo, un qualcosa che dica: vale la pena ascoltare e meditare la parola del Signore e poi viverla nella mia vita ogni giorno. Credo che se dovessimo pensare ad un titolo di questa domenica, potrebbe essere proprio la costituzione della nuova famiglia di Dio. Qual è la famiglia che Dio pensa? Come la pensa? Come la sostiene? Innanzitutto la sostiene proprio alla luce della parola del Signore, che diventa una indicazione per questa nuova famiglia come poter vivere. Ma poi questa famiglia, che è la realtà di chi sa vivere ogni giorno la volontà di Dio Padre. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Mia madre e i miei fratelli sono chi fanno la volontà di Dio. Per me sono fratello, sorella e madre. Quanto difficile oggi vivere la volontà di Dio. Quanto è difficile cercare di orientare la nostra vita alla luce proprio della parola del Signore. Non su quello che noi vorremmo fare, su quello che magari piacerebbe poter realizzare nella nostra vita, o su quello che magari è apparentemente facile, ma piuttosto su quello che Dio, attraverso la parola del Signore, mi permette di vivere ogni giorno per poter entrare e far parte della famiglia di Dio. E allora siamo chiamati anche noi ad interrogarci proprio qual è l'uso che facciamo oggi della parola del Signore. Come sentiamo questa vicinanza di Dio attraverso la parola del Signore? Cioè, sentiamo che la parola del Signore mi aiuta a crescere, è uno stimolo per me per superarmi di fronte al peccato, di fronte a quell'invito concreto e costante di conversione,
di fronte al saper vivere quei sentimenti che sono proprio del Signore, così come li abbiamo ripetuti nel Salmo responsoriale: il Signore è buono e misericordioso. Oppure l'atteggiamento è di poter fare come quanto abbiamo poco fa meditato nella prima lettura, di fronte a quella domanda: dove sei? Ho avuto paura e mi sono nascosto. Tante volte anche noi abbiamo paura della chiamata di Dio, abbiamo paura nel poter rispondere concretamente alla volontà del Padre, nel dare un senso anche alla nostra vita, e ci nascondiamo. Non solo ci nascondiamo per il nostro peccato, che magari a volte ci fa sentire anche male, ma soprattutto ci nascondiamo quando sentiamo che la vita si fa un po' più dura, quando sentiamo che magari Dio ci invita a fare un cammino con la possibilità di sentire questa croce che abbiamo caricato, che diventa un po' più pesante, ma che diventa la capacità di saperci incontrare, di saper orientare la nostra vita all'incontro del Signore. Essere quindi familiari di Dio, come essere familiari attraverso la volontà di Dio Padre, attraverso l'ascolto della parola del Signore, il vivere il Vangelo ogni giorno. E allora per quello che dico che è importante saper ascoltare la parola del Signore. In fondo a volte succede che proprio di fronte alla parola del Signore uno già sappia come possa terminare un brano del Vangelo che meditiamo nella domenica, ma diventa anche l'opportunità di andare a cercare un qualcosa di nuovo, perché la parola del Signore proprio cambia in conformità con quello che noi viviamo, con quello che noi sentiamo, con quello che noi abbiamo bisogno, perché è lì dove opera lo Spirito Santo, è lì dove opera Dio nella nostra vita. Maria è madre non solo perché ha generato Gesù. Maria diventa madre perché ha fatto tesoro e ha saputo ascoltare la parola di Dio. E allora credo che anche noi siamo chiamati e invitati proprio a compiere ogni giorno della nostra vita questo meraviglioso incontro tra noi e il Dio attraverso l'ascolto della parola del Signore. A non aver paura di quello che noi siamo, a non nasconderci di fronte anche tante volte a quelle grandi sfide che arrivano nella nostra vita, ma cercare sempre la consolazione, cercare sempre la forza che ne deriva dalla nostra fede e che ne deriva proprio dalla parola del Signore. Dal profondo te grido: Signore, Signore, ascolta la mia voce. Ecco, non abbiamo paura ad entrare in questo dialogo con il Signore, a presentare tante volte anche le nostre sofferenze, i nostri dubbi, le nostre incertezze, le nostre paure. Sentiamo che veramente questo Gesù, questo Dio, è colui che ci sostiene, che ci accompagna, che ci regala la forza, che ci aiuta a ritrovare un senso a tante situazioni di debolezza, di fragilità che possiamo vivere. E sentiamoci parte di questa famiglia di Dio, una famiglia grande. E come tutte le famiglie, ci sono realtà belle, ma anche realtà difficili. Però sentiamo che questo Dio ama la sua famiglia. Ama la sua famiglia per come è, con i suoi lati belli, ma anche con quei difetti che tante volte magari possiamo incontrare gli uni verso gli altri. E cerchiamo di accogliere anche l'altro come un fratello importante nella mia vita, un fratello importante in questa famiglia, e magari offriamo anche per lui qualche preghiera perché possa migliorare, perché possa essere più vicino al Signore Gesù. E allora che sia la ripresa di questo nuovo tempo, del tempo ordinario, tempo comune, l'opportunità innanzitutto per sentirci un po' di più sempre innamorati della parola del Signore, non pensare di sapere tutto, non pensare di conoscere tutto, ma sentire il bisogno di andare sempre alla ricerca di un qualcosa di nuovo, di sentire che questo Dio ha qualcosa di nuovo da offrire, da regalarmi, da dire alla mia vita.
E poi sentiamo questo desiderio proprio di costruire la famiglia di Dio, che è una famiglia basata sull'amore, basata sul perdono, sull'ascolto, ma anche dal desiderio di vivere e professare la fede in comune. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rinnoviamo insieme la nostra professione di fede dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, proceda dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi in Cristo le ricchezze della sua grazia. Preghiamo insieme ad ogni invocazione dicendo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché sia sempre più comunità di fede, di preghiera, di carità fraterna e di riconciliazione, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che soffrono a causa della violenza, dell'oppressione e della guerra, perché possano vedere subito un futuro migliore, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti hanno udito o udranno la voce del Signore che li chiama a seguirlo per il servizio e l'edificazione del suo popolo, perché corrispondano docilmente al dono dello Spirito, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che si affidano alle nostre preghiere, perché il Signore conceda loro pace e serenità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del Tuo Spirito. Fa che tutto il mondo conosca Te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, Tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Canto dell'Offertorio. Benedici, o Signore. Numero 28. Thank you.
Pregate, sorelle e fratelli, perché questo mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mani questo sacrificio. Questa offerta del nostro servizio sacerdotale sia bene accetta al tuo nome, o Signore, e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Ed è veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello e Redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e per i poveri, per gli ammalati e per gli esclusi. Mai Egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Con la vita, con la parola, annunziò al mondo che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza, noi ti lodiamo e ti benediciamo. E uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua lode. Glorifichiamo, Padre Santo, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo, tuo Figlio, ci raduna per la Santa Cena. Egli, come i discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi, con il suo corpo e il suo sangue, che in ogni tempo ti furono graditi. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
e beviamo questo calice, annunziamo la tua morte, o Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il pane della vita, il calice della salvezza, e rendici perfetti nell'amore e nella fede in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Timothy. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei nostri fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi, e fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. E ricordati anche delle nostre sorelle e fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo. Ricordati di Tina, di Franco e di tutti quei defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con gli Apostoli, i Santi, i Martiri, San Carlo, San Giuseppe, il Beato Scalabrini e tutti i Santi. Innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dalle parole di Gesù, illuminati dalla forza del Vangelo, preghiamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, concedi e regala pace a tutte le nostre famiglie. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
canto di comunione. Te al centro del mio cuore, numero 169. Preghiamo. Signore, la forza risanatrice del tuo spirito, operante in questo sacramento, ci guarisca dal male che ci separa da te
e ci guidi sulla via del bene per Cristo nostro Signore. Amen. Per tutte le nostre famiglie, per chi ci visita in questa chiesa per la prima volta, la nostra preghiera, il nostro affidamento, Maria nostra Madre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. La benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. La nostra Eucaristia è terminata, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Abbiamo reso grazie al Dio della nuova alleanza che mediante Cristo, sua parola vivente, ci ha radunato in un solo corpo. Il pane spezzato ed il sangue versato, accolti come nutrimento, ci donino la forza di condividere la nostra vita con tutti gli uomini, nel segno della fraternità umana e della carità cristiana. Il canto «Vivere la vita», numero 186.